Victor Stoichita, critico storico dell'arte di fama internazionale, che ha accolto questo nostro secondo invito per il ciclo di lezioni magistrali organizzate da Treccani Cultura. Forse sapete che l'Istituto ha deciso di dar vita a un'associazione senza scopo di lucro, dedicata appunto alla valorizzazione e alla diffusione della cultura italiana, la cultura scientifica, umanistica, economico, imprenditoriale, tutto quello che è stato e vuole essere una parte dell'impegno e della missione di Treccani. Abbiamo ascoltato la prima lezione, che era quella di Silvia Onesti, che lavora a Trieste e che ha tenuto la prima lezione il 14 marzo, che ci ha parlato di quelle che sono le prospettive della biologia strutturale. Abbiamo voluto aprire con lei queste lezioni in ricordo della nostra presidente, di Rita Levi Montalcini, e del suo impegno in Treccani che culminò con questa straordinaria opera che era Frontiere della vita. Victor Stoichita ha studiato storia dell'arte proprio qui a Roma, dove si è laureato con Cesare Brandi, poi a Parigi, a Monaco di Baviera. Oggi è professore ordinario di storia dell'arte moderna e contemporanea presso l'Università di Friburgo in Svizzera ed è docente presso la Facoltà di Scienza delle Comunicazioni all'Università della Svizzera Italiana di Lugano. È stato visiting professor presso numerose e prestigiose istituzioni, fra le quali l'École des études en sciences sociales di Parigi e presso la Scuola Superiore di Studi Umanistici di Bologna e la Harvard University. Stoichita si occupa di arte italiana e spagnola, i suoi studi si concentrano sui problemi di estetica della ricezione, dell'antropologia delle immagini, dell'ermeneutica, di tutto quello che è un linguaggio iconico. Le sue opere sono tradotte in molte lingue. Ma noi abbiamo deciso di chiedere proprio a Stoichita di tenere questa seconda lezione, oltre che per le sue straordinarie competenze nel mondo della storia dell'arte, anche perché vogliamo dare un segno importante di attenzione del nostro istituto verso quella che è la cultura europea. Discutiamo ogni giorno, continuiamo a discutere di quella che è stata questa crisi economico-finanziaria che l'Europa sta vivendo e che continua a vivere, ma soprattutto dovremmo incominciare a discutere di quel senso di smarrimento, di angoscia che avvertiamo dovunque, al di là di alcune scelte di trionfalismo, secondo me poco giustificate, di una crisi che ha investito soprattutto la società, la cultura, le istituzioni. Il mondo si è profondamente trasformato, ma di sicuro usciamo con le istituzioni culturali molto indebolite. Abbiamo università senza risorse sufficienti per promuovere la ricerca, assediate da criticità di cui non riusciamo a trovare una soluzione, accademie e centri di cultura che chiudono o vacillano, teatri e corpi di ballo che non hanno più cartellone o che faticano a metterne in piedi uno, biblioteche e archivi a cui non viene riconosciuto il grande valore culturale. Ecco che allora questa lezione ha un valore anche simbolico, vogliamo dare una risposta a queste difficoltà e continuare a dire che l'Istituto sarà presente ogni qualvolta c'è bisogno di cultura, una cultura che avvicina, una cultura che sa mostrare la forza del dialogo e sa trovare nella solidarietà e nell'unione una capacità di dire ancora una volta che il mondo degli intellettuali è un mondo pronto a indicare le migliori soluzioni. Proprio ora è dunque necessario che scienziati, umanisti, scrittori, studiosi di ogni parte d'Europa riescano a trovare insieme una nuova formula. Uscire probabilmente da quello che viene visto come una sorta di fatalismo, non ritenere che sia tutto già altrove e irrevocabilmente deciso, non lasciare che la critica si riduca a mero saggio brillante o a caos in piazza.
questa brevissima premessa e per dirvi che davvero attribuiamo grande importanza alla presenza e alla lezione di Vittorio Stoichita, grande importanza al suo percorso culturale, e crediamo che ancora una volta il ruolo dell'Istituto debba essere proprio questo, di avvicinare le culture, di avvicinare i linguaggi e di dare modo a chi, come oggi, ma ormai molto spesso in istituto, si avvicina a quello che è il nostro lavoro quotidiano. Grazie a tutti e inviterei il professor Stoichita a iniziare la sua lezione. Grazie. Ringrazio molto all'Istituto dell'Enciclopedia dell'invito, ringrazio della bella presentazione, vi ringrazio di essere qui. Quando ho ricevuto questo invito, certo l'ho sentito come un grande onore, ma anche come una grande responsabilità. Sono storico dell'arte, come lo sapete, storico delle immagini, che sto lavorando... Mi sentite? Sì, va bene. Che sto lavorando da tempo sulla tradizione dell'immagine in Europa, ma sono molto attento certo anche alle aperture verso le nuove medialità. Nel momento in cui ho ricevuto questo invito, dicevo, mi sono messo il problema come affrontare un compito così grande, così difficile, e mi sono proposto di farlo forse un po' indirettamente, proponendo la lettura di un film di culto di Hitchcock, la Finestra sul cortile, dunque di un realizzatore, di un regista europeo, ma emigrato, diciamo così, negli Stati Uniti, che prende con lui qualcosa della cultura europea e soprattutto della cultura cinematografica, ma anche della cultura d'immagine europea, contribuendo così a, con questo film soprattutto, di mostrare come i limiti fra la tradizione pittorica occidentale europea e i nuovi dispositivi cinematografici non siano limiti fermi, limiti veramente dei limiti, ma piuttosto un dialogo. Allora comincio con la mia lettura e con quello che spero di essere anche la dimostrazione. Vi ricordate senza dubbio il protagonista della Finestra sul cortile, che è un film del 54-55, Jeffries, detto anche Jeff, interpretato da James Stewart, è un fotografo ad alto rischio che si è fratturato una gamba per aver tentato di fotografare in maniera spericolata una corsa automobilistica. Confinato per 7 settimane su una sedia a rotelle, passa il tempo a spiare i comportamenti dei vicini, incurante del fascino della sua fidanzata, Lisa Caro Fremont, interpretata da Grace Kelly. È l'intero microcosmo di un insieme condominiale del Greenwich Village è fatto oggetto dell'indagine di questo professionista dell'immagine. Inizialmente è attratto dalle grazie della giovane ballerina, Miss Torso, nel film. Ecco. Poi dalle miserande avventure erotiche di Miss Lonely Hearts, la signorina cuore solitario, eccola. Quindi dall'arrivo dei nuovi vicini, una coppia di appena sposata, dai focosi party organizzati nel suo loft a un giovane compositore, per soffermarsi alla fine sulla scena della vita di coppia, talvolta violenta, dei vicini Lars e Anna Thorvald. Quando la portata del suo sguardo non basta, ricorre dapprima a un binocolo, quindi al potente teleobiettivo. La sua attenzione, le protesi oculari di cui si serve e in particolare la sua immaginazione contribuiscono a formarsi
della convinzione che dai Torvald le cose precipitano in un, e che un delitto è imminente. Ecco. Nella ricerca di prove coinvolge la fidanzata Lisa, la sua infermiera Stella e l'amico di sempre Tom Doyle. È già stato detto diverse volte che questo film è stato concepito nel suo complesso come un ragionamento, come una riflessione sullo sguardo, come un modo di rilanciare questa riflessione. Un film sul voyeurismo a oltranza, un film sulla pulsione scopica, un film sulle seduzioni e sui trabocchetti del piacere ottico. Nella sua celebre intervista a François Truffaut, Hitchcock stesso lo definisce, e cito adesso, un film puramente cinematico, e lo riassume con queste parole: abbiamo un uomo immobilizzato, intento a guardare attraverso l'esterno, la prima parte del film, la seconda ci mostra ciò che egli vede, la terza come egli reagisce a ciò che vede. Quel che abbiamo qui è in realtà l'espressione più pura di un'idea cinematica. E vorrei partire da questa affermazione per iniziare a esporre il mio pensiero su questo film culto. Benché conosciutissimo dal pubblico e commentato spessissimo dai specialisti, tanto che è assolutamente legittimo interrogarsi sull'opportunità o sulla possibilità di una nuova lettura, desidero tuttavia analizzarlo comunque un'altra volta, dal momento che non lo considero soltanto un film sul film, come la citazione lo faceva, lo suggeriva, ma anche un film che mette a nudo il persistere dell'intera tradizione dello spettacolo ottico di cui il cinema rappresenta la cima. Ho intenzione di seguire diversi percorsi, tra i quali in primo luogo quello riguardante i dispositivi ottici, in azione in finestra sul cortile, il dialogo che essi instaurano con la tradizione. Passerò poi ad esaminare il rapporto tra voyeurismo, erotismo e crimine, come sia il film che la tradizione che su cui esso si fonda l'affrontano. La maniera specifica a cui ricorre Hitchcock per chiosare su questo rapporto sarà messa in rapporto con la raffinata conoscenza che egli possedeva dall'arte delle immagini fisse della sua epoca, in primo luogo con le sue conoscenze pittoriche, per affrontare al fine l'ironico ammiccamento che questo film rappresenta rispetto alle strutture miste composte di parole e di immagini dei film polizieschi. Allora, iniziamo con i dispositivi ottici. Il primo tra tutti è veramente la finestra, messa in evidenza in maniera più che dichiarata dal titolo stesso del film. Ma di finestre in questo film non ce n'è soltanto una, quella di Jeff, attraverso la quale lui guarda, bensì diverse. Ecco, sono tutte delle finestre indiscrete, dei buchi nel muro, delle superfici trasparenti, delle aperture ottiche, nella continuità opaca di un edificio che racchiude e occulta la vita privata della gente. L'originalità di Hitchcock è qui all'altezza del suo debito nei confronti della tradizione, che già da tempo aveva sottoposto lo spettatore, come si sa, a dei veri e propri esercizi di indiscrezione, quando con la maggior naturalezza possibile veniva offerto lo spettacolo, come nel ciclo francescano di Giotto, per esempio, solo un esempio, lo spettacolo di un uomo in preghiera, colto mentre si denuda o mentre dorme, oppure quello di una donna che riceve una lettera o legge una lettera d'amore, quadri di Vermeer. Allora, la finestra di Hitchcock altro non è, alla fine, mi sembra, se non l'erede del dispositivo liminare di tutta l'arte occidentale,
che sarebbe il quadro, e una figura del nuovo dispositivo, cioè quello cinematografico, in altre parole, è una figura dello schermo. In un brano famoso del suo trattato della pittura, Leon Battista Alberti definiva nel 1435-36 la pittura come una finestra aperta per donde io miri quello che qui vi sarà dipinto. È un brano famoso, no? La portata del dispositivo metaforico della finestra, che si sposerà presto con quello del velo, teorizzato dallo stesso Alberti e poco dopo da Leonardo da Vinci e di Dürer, lo vedete a sinistra, emerge dai primi documenti iconografici che ne testimoniano la costruzione e il funzionamento. Leonardo da Vinci, a sinistra, vi circoscrive al mondo, mentre Dürer lo fa con un corpo di donna. Guardiamo dunque più da presso l'incisione di Dürer. Il pittore è seduto, immobile e con lo sguardo fisso. Una parte del suo corpo, la parte inferiore, è mantenuta a distanza da una doppia suddivisione a cui contribuiscono da un lato il tavolo da disegno e dall'altro la stessa cornice dell'incisione. L'uomo, per così dire, è solo sguardo. L'occhio che percepisce e la mano che trasforma l'impressione visiva in disegno fanno parte integrante di un apparato il cui funzionamento voyeur è stato spessissimo messo in luce dai commentatori. L'oggetto preso in considerazione da questo apparato è il corpo della donna, che in Dürer è un modello passivo, pudicamente ricoperto, apparentemente addormentato, un puro oggetto da contemplare. La passività dell'oggetto da contemplare sarà posto in discussione in maniera fondamentale dalla pittura moderna, ma saranno le esperienze della cronofotografia che alla fine l'avvento del cinema a determinare la vera rottura. In finestra sul cortile, Hitchcock sottolineerà, mi sembra ironicamente, ma perentoriamente, il carattere dinamico del nuovo spettacolo. A seconda della dinamica dell'esposizione cinematografica, con altri elementi importanti. Il primo rientra nel novero dei sostituti tecnici, questa resa dinamica del dispositivo ottico. Lo propongo con un piccolo gioco, se mi permettete. Dunque tutto succede nel ritmo proprio dello spettacolo cinematografico. È un aspetto su cui sarebbe quasi inutile insistere, tanto eloquente in sé, se non fosse che la sostituzione qui considerata non implicasse uno spostamento avente valore dimostrativo. Il congegno utilizzato da Jeff è un elemento di transizione tra gli antichi e i nuovi media, e la sua utilizzazione è doppia. Lo vedete in quanto teleobiettivo fotografico, cinematografico, doveva contribuire inizialmente a catturare e a fissare delle immagini, mentre l'uso che ne fa Jeff è apparentemente eretico. Invece di mirare a una presa di immagini fisse, il teleobiettivo mira qui a catturare semplicemente la life in motion e per suo tramite il cinema. Il congegno e colui che lo maneggia ingenerano in tal maniera un'allegoria dello sguardo, uno sguardo concentrato, condensato ed esacerbato di matrice fotografica, le cui radici affondano tuttavia molto più lontano, in questo caso nella tradizione del quadro, pur contenendo la nuova figura emblematica dello stesso autore cinematografico. Mostro una foto di Hitchcock al lavoro per vedere un po' come questo lavoro cinematografico è messo in scena in questo film.
indirettamente, certo. Le due cose, dunque la tradizione e il suo esito, sono marcate da pulsioni al limite del confessabile. Ed è stato grazie al lavoro pionieristico di Lacan, se noi abbiamo accettato l'aspetto libidinale, l'aspetto desiderio, insito in ogni impresa visiva. È sufficiente esaminare brevemente i punti in cui la storia della pittura e la preistoria del cinema si incontrano per renderci conto dell'importanza e, per così dire, della maniera inevitabile in cui l'arte e i mezzi ottici hanno tematizzato e integrato il tema voyeur, di cui Hitchcock sarà uno dei rappresentanti chiave. In quella preistoria del cinema, le scatole prospettiche, per esempio, così come ci sono state trasmesse dall'arte olandese del 600, svolsero un ruolo a sé stante. Si tratta di dispositivi che sviluppano i dati della pittura olandese di interno, da essi riproposti in tre dimensioni, ma occorre fare attenzione al fatto, che è un fatto fondamentale, mi sembra, che quella trasformazione non riguarda né la suggestione del movimento, né la creazione di uno spazio accessibile, cioè reale. Non vi si può entrare o deambulare o respirare alle corte, non si può vivere in una scatola prospettica, già che la realtà che essa propone è dell'ordine del virtuale, una virtualità che si offre essenzialmente allo sguardo o, per essere più precisi, all'occhio. Ai pari dei più tardi stereoscopi, faccio vedere uno, quelle scatole sono provviste di minuscole aperture, di buchi che contrassegnano i luoghi obbligati, faccio vedere con questo schema un po' il loro funzionamento, questi luoghi obbligati entro le loro pareti, il rapporto alle quali la percezione ottica deve prodursi. È una percezione ottica che non ha in apparenza nulla di insano, e gli interni che si dispiegano alla vista dello spettatore curioso sono blindi e impeccabili, come un sermone calvinista. Un elemento deve tuttavia essere messo in luce, e cioè il fatto che quegli interni virtuali e asettici sono, per così dire, erotizzati, ma dall'esterno, dal momento che la fenditura scopica è accompagnata da inserti di genere emblematico in seno ai quali troneggia o agisce, come si vede, il dio dell'amore. Torno alla finestra sul cortile, dove lo spettacolo cinematografico instaura un dialogo occulto con la tradizione degli antichi congegni stereoscopici. Grazie. Essendo contraddistinto dalla stessa alternanza tra pulsione scopica, grazie Dante, tra pulsione scopica, erotizzazione dello sguardo e emblematica amorosa. A livello del plot, la finestra sul cortile è un film incentrato, come del resto è stato notato piuttosto frequentemente, sul problema della coppia. Jeff, vi ricordate, è indeciso rispetto alla sua relazione con la bella e elegante fidanzata e cerca dei punti sui quali fare riferimento nella propria irrisolutezza, spiando la vita degli altri. Il film è in ogni caso intriso di spirito vittoriano, come lo è del resto l'intera filmografia di Hitchcock, un elemento che fa sì che la vita di coppia vi sia mostrata con estremo pudore. La censura è spesso più importante e più significativa dell'esibizione, e questo finisce per contribuire in maniera decisiva all'intensificarsi della suspense.
la curiosità del protagonista, quella di tutti coloro che si lasciano o partecipano al suo gioco, e anche dello spettatore, certo. Questa curiosità è sottoposta a un crescendo calcolato sapientemente. L'aspetto voyeur del protagonista è tratto fin dall'inizio del film con un misto di trattenuta ironia e di indulgenza. Si comprende in ogni modo che questo fotografo, impotente, diciamo, possiede, per così dire, al pari del resto di qualunque voyeur, uno sguardo erettile. Col suo teleobiettivo munito di connotazioni faliche, appena velate, le cesure narrative, multiple e permanenti, derivanti dall'unione abilmente manipolata da Hitchcock tra le inquadrature fisse delle finestre indiscrete e l'alternanza giorno-notte e la dinamica esistenziale degli abitanti di questo complesso abitato di Greenwich equivalgono ad altrettanto cesure ottiche. Il suo teleobiettivo è uno strumento intrusivo, ma anche uno strumento di potere, che buca le pareti e attraversa le finestre per penetrare all'interno dei misteri e di segreti. Il metodo di Hitchcock prolunga cinematograficamente i dati delle antiche scatole prospettiche nella misura in cui offre allo spettatore la trasformazione a vista dell'inquadratura in telescopaggio e dal piano generale in piano americano. Il metodo è l'alternanza tra praticabilità e ostruzione che struttura questo film, di cui si potrebbe dire senza tema di errore che sarebbe pari a zero se non vi fosse il gioco delle sincopi spaziali retto da Hitchcock con la stessa abilità con cui sa manipolare il suspense. Queste pareti opache di mattoni che separano le finestre, che sono molto importanti in questo film, sono gli elementi di un dispositivo censorio e occultano alle diverse unità le essenzialità della storia. Anche altri prima di Hitchcock hanno creato di ragionare su come definire il paradosso della rappresentazione zero. Tornerò subito su questo legame con la tradizione. Ho l'impressione, ma non sono sicuro, che qui veniva la prima inserzione cinematografica. E ne avrei bisogno. È una inserzione proprio che fa vedere come nel film funziona questa dialettica fra vedere e non vedere, fra occultamento della vista. E ecco, la scena degli sposi novelli. Jeff sta guardando. Window shopper. Ecco, possiamo ritornare adesso al PowerPoint. Ecco, allora dicevo che qui in questo modo di tematizzare
la dialettica fra opacità e trasparenza, Hitchcock si collega alla tradizione pittorica ed è stato probabilmente il pittore surrealista René Magritte. Ecco, uno degli artisti che del pensiero sulle glorie e sulle miserie proprio del dispositivo quadro fece uno dei suoi principali cavalli di battaglia. Come più tardi alcune inquadrature della finestra sul cortile di Hitchcock, alcuni quadri di Magritte, ne vediamo qui due, non mostrano altro se non la propria negazione. Altri giocano con il rapporto inquadratura fissa, quadro, e ci appaiono oggi come dei veri e propri incunaboli dell'idea hitchcockiana di suspense, fondata non soltanto sulle dilatazioni e su un'accelerazione d'ordine temporale, ma anche in finestra sul cortile in modo particolare su questa dialettica tra opacità e trasparenza. Esiste tuttavia un'altra opera che si colloca in un dialogo ancora più profondo con il film di Hitchcock, solo che il maestro di Hollywood non poteva conoscerla, come conosceva senza dubbio Magritte, dato che al momento delle riprese di Finestra sul cortile quest'opera era nel pieno processo di realizzazione e pertanto gelosamente occultata nello studio newyorkese di Duchamp, del numero 210 di West, la 14ª strada West New York. Allora, sto parlando, come vedete, di un'opera feticcio di tutta l'arte del Novecento, che racchiude in sé anche essa l'intero ventaglio di allusioni alla tradizione scopica occidentale. Vorrei citare qui una delle descrizioni più riuscite che si deve a Juan Antonio Ramírez, che descrive così quest'opera. Commenta piuttosto Ramírez, Duchamp, che trascorse quasi tutta la vita insultando la pittura retinica, ha superato qui tutti i possibili estremi dell'illusionismo visivo. E lo fece, adesso commento io, si potrebbe aggiungere, creando un dispositivo sì voyeuristico, erede delle antiche scatole prospettiche, vi ricordate, si tratta veramente di un'opera dispositivo, che tuttavia sottopone a un evidente rilancio sul genere della suspense, dando origine a un intreccio visivo e alla ricostituzione virtuale di un crimine. Questo sarebbe il canovaccio di Champiano. Non credo affatto di essere in errore immaginando che se Hitchcock avesse avuto il modo di penetrare nell'interno dello studio segreto di Duchamp, dove per il momento le cose si presentavano così, con dei schemi, dei pensieri che poi sboccheranno nell'opera finale, se Hitchcock avesse avuto proprio questa possibilità, sarebbe rimasto folgorato. Tanto le esperienze erano parallele. Ma lascerei per il momento le congetture per tornare al film. Allora, nella prima parte della finestra sul cortile, la prima parte è in registro diurno e l'interesse di Jeff si concentra prima di tutto, l'abbiamo già visto, sulle esibizioni di Miss Torso. La donna resta tuttavia un'entità inaccessibile, per così dire frammentaria, dal momento che, malgrado si tratti del personaggio del film il cui il corpo si esibisce di più e senza interruzioni, né Jeff e né lo spettatore, che non è poi che un doppio dell'eroe, non la vedono mai totalmente o anche parzialmente nuda. La distanza rispetto a un Magritte o a un Duchamp è evidente. È l'unico spazio che avrebbe potuto consentire una simile impresa, che è la sala da bagno, che la vedete lì, ho fatto anche una freccetta,
ha una finestra talmente piccola da escludere qualsiasi indiscrezione. Questa focalizzazione hitchcockiana affronta qui cinematograficamente e mediante rovesciamento uno dei dilemmi della pittura occidentale, nel confrontarsi e da lungo tempo con la dialettica esistente tra pulsione scopica e convenienza. Spingersi oltre fino all'epoca delle origini potrebbe rivelarsi istruttivo. E vorrei dare qui un esempio un po' speciale proprio per vedere come funzionava questa dialettica nella tradizione. Allora prendiamo come esempio un dipinto del 400, Il bagno di Bezzabea di Memling, che racconta per immagini la storia della sposa di Uria, oggetto della bramosia del re Davide, che si innamora guardandola, si ricorda, dalla terrazza del suo palazzo mentre stava facendo il bagno. Questo quadro di Hitchcock, di Memling, una delle prime scene di nudo in seno all'arte quattrocentesca nordica e al contempo uno dei primi canovacci voyeuristici trasmessi dalla tradizione. Le cose sono un po' complicate perché oggi il quadro appare alterato rispetto al suo stato iniziale. Oggi lo spettatore, che è anche lui un voyeur exotopico, si trova in una posizione molto più avvantaggiata rispetto al voyeur endotopico, il re Davide, che appare, lo vedete, come una silhouette minuscola appena distinguibile nell'ultimissimo piano della rappresentazione. Ma questo è dovuto a un intervento tardo. Questa minimizzazione attuale del re adultero, là in fondo sul terrazzo, è il frutto di un lavoro di censura che non riguardò direttamente il nudo, bensì la sua posizione scopica. Mi spiego un po' meglio, spero. Tutto lascia supporre che a un certo momento della sua storia, questo quadro sia stato mutilato mediante l'eliminazione del voyeur endotopico, il re Davide, in compagnia di un servo, oggi sostituito dalle due minuscole silhouette della terrazza. E quel quadretto che vedete qui a sinistra, conservato fino a qualche anno fa all'Art Institute di Chicago ed esposta ora finalmente alla Staatsgalerie di Stoccarda insieme al quadro stesso, faceva originariamente parte dell'opera. Non si saprà mai con certezza se questa mutilazione fu dovuta a delle ragioni economiche, per esempio vendere il quadretto come un'opera autonoma, o estetiche, ma ciò che si può affermare con certezza è che l'operazione seguente, quella della sostituzione, allontanò irrevocabilmente il voyeur, riducendolo, come si vede a destra, e riducendo la tensione scopica interna fino al limite estremo del suo annientamento. Nel film, invece, l'intreccio visivo è affidato al rapporto tra campo e controcampo e lo spettatore vi accede soltanto mediante una focalizzazione di genere soggettivo che talvolta mette in evidenza con molta sfacciataggine il godimento del voyeur, come nel manifesto di presentazione del film in bianco e nero che vi faccio vedere qui, che è un montaggio posteriore. Il secondo episodio del film, che tematizza la ricerca scopica di Jeff, è quello in cui si vede l'arrivo della giovane coppia di sposi, quello che abbiamo già visto. Ed è significativo nella misura in cui è il solo episodio che provoca, sia pure molto brevemente, l'abbiamo visto, una complessa reazione di Jeff, in cui curiosità e frustrazione e senso di colpa si mescolano. Abbiamo già visto la sequenza e non possiamo che, qui avrebbe dovuto venire, l'ho fatto vedere prima, ma non importa, ecco. E non possiamo, credo che,
accettare e essere d'accordo con questo pudore, diciamo, di Hitchcock di inserire anche a un certo momento questa censura delle immagini. Ma vorrei far vedere, proprio per approfondire questo rapporto con la tradizione, altre esperienze simili nella tradizione pittorica, specialmente quella del Rinascimento. Allora vorrei sottoporre alla vostra attenzione per il momento un misterioso quadro tedesco, probabilmente tedesco o dell'Italia del Nord, non si sa molto bene, paternità dibattuta, ma non mi soffermerò su questo. Mi soffermerò invece sulla particolarità di essere dipinto su entrambi i lati. Sul retro abbiamo il ritratto, vediamo, di un gentiluomo, mentre sul verso è dipinta una scena erotica vista attraverso una finestra, si vede la cornice della finestra. Il rapporto tra le due facce del quadro è poco chiaro e non sarà mai spiegato del tutto. Non c'è una tematizzazione esplicita di un rapporto voyeuristico tra l'uomo ritratto e la coppia, e la disposizione recto-verso viene piuttosto a minare una tale intenzione. In ogni caso, questo quadro ha due facce, mette a nudo diversi elementi di una sceneggiatura scopica, la cui concatenazione non può che allarmare lo spettatore. Il dispositivo più esplicito è rappresentato qui dalla finestra. Il più oscuro e perciò più inquietante è quella tenda rossa dietro cui un severo signore ci osserva. Questa tenda non è strana in sé, ci sono anche altri ritratti del Rinascimento che ne fanno uso, ma lo è solo nel momento in cui lo spettatore si interroga sul rapporto esistente tra svelamento e dissimulazione di un volto, e soprattutto quando insorge un secondo interrogativo, quello che riguarda il rapporto tra le due tende rosse del quadro, una sul retro esibente un viso, l'altra sul verso del quadro occultando un'alcova. Anche se rimane senza risposta, oppure proprio perché senza risposta, interrogativi di questo genere deconcentrano e disturbano. A dispetto delle intenzioni della bella mostra fatta nel 2001 ormai, intitolata Coincidenze fatali e dedicata alla cultura artistica di Hitchcock, non si saprà mai quali furono esattamente le sue fonti di ispirazione o di dialogo. Ma è un fatto che resta secondario. Quello che mi sembra più importante è che in questo film la finestra dei giovani sposi, proprio in questo contesto, resta per la maggior parte del tempo e, a differenza di quanto avviene nell'arte erotica tradizionale, con le tapparelle abbassate. Fanno eccezione i brevi istanti in cui Larry, si chiama così lo sposo, apre la finestra per respirare una boccata d'aria fresca e fumarsi una sigaretta prima di essere richiamato velocemente all'ordine dalla sua sposa. Le tapparelle che si abbassano e che si alzano svolgono un ruolo niente affatto trascurabile in questa storia, di cui non si potrà non ammirare il raffinato tessuto di simmetrie e di corrispondenze presenti nel più bello tra i racconti secondari di questo film, quello con Miss Lonely Hearts, signorina cuore solitario, un personaggio su cui vorrei soffermare adesso un istante. Eccola qui, appena visibile. A parte il fatto che per il suo tramite ci sono proposte alcune tra le sequenze più memorabili di tutta la filmografia hitchcockiana, dovute soprattutto a questa poesia, una poesia del linguaggio gestuale e all'indubbia padronanza del regista, del cameraman direi, di guidare il gioco tra trasparenza e opacità.
Questa storia illustra bene la maniera in cui Hitchcock è riuscito a includere nell'opera cinematografica le suggestioni o i suggerimenti provenienti dalla grande pittura americana del suo tempo. Il primo piano sequenza, quello in cui Miss Lonely Hearts immagina di ricevere un invitato, che è evidentemente un uomo, è composto da una serie straordinaria di tableau vivant. E adesso vorrei per favore vedere la seconda sequenza. This lonely heart. Well, at least that's something you'll never have to worry about. No. Possiamo ritornare un attimo al PowerPoint, anche se parlerò, vorrei mostrare, non subito ma in qualche istante, anche una seconda sequenza ancora più complessa, ma anticipo un po'. In questa seconda sequenza, Lonely Hearts si confronta con la realtà. Si prepara di scendere in strada, va al caffè di fronte per ritornare alla fine in compagnia di un uomo. E lì le tapparelle abbassate non sono in grado di occultare completamente l'evento, ma fa parte di un sistema di filtri attraverso il quale il fatto viene comunicato. Ed è un sistema che ha una grande tradizione nella pittura americana, tornerò subito su questa tradizione, ma guardiamo adesso, sarebbe la terza sequenza cinematografica. Per favore, sì. Thank you.
storie si incrociano, le varie vite fanno parte del stesso ambiente, ma è una sequenza un po' lunga, ma la lascio così perché secondo me vale la pena. Questo è il presunto assassino. Chiedo scusa anche per i sottotitoli francesi, ma non importa alla fine, sì. Sono piuttosto scene dove la banda sonora è molto importante, il rumore, la musica, ma per il momento il dialogo, no, è un dialogo fatto di immagini piuttosto. Hello, Miss Doyle? Yes. Well, it's Jeff again. Has Tom come in yet? Not yet, Jeff. You mean you haven't even heard from him? Not a word. Is it something really important, Jeff? Yeah, I'm afraid it is, Tess. I'll have him call the moment I hear from him. No, don't bother to do that. Just have him get over here as soon as he can. Looks like Thorwald's pulling out tonight. Who's Thorwald? No, he'll know. And Thorwald's a man, Tess, don't worry. Good night, you idiot. Good night. Distance again. Questo tempo Jeff non scatta mai una fotografia, dunque c'è questo spostamento dell'aggeggio fotografico verso la presa di immagini, ma verso la ecco sì, sì forse non ho calcolato molto bene perché qui c'era veramente, ma lascio per il momento questa questo stile, perché la storia segue così, la signorina cuore solitario torna con un uomo a casa e poi c'è un dialogo fra questi due personaggi che non si sente, si vede solo a distanza e si vede solo attraverso questo filtro delle tapparelle, ma probabilmente ho calcolato male la sequenza e non l'abbiamo tutta. Quello che volevo invece è questo, sì, forse sì, lo potrò mostrare, è come in questo, questa rifondazione, diciamo, cinematografica dei dispositivi ottici. C'è tutta una tradizione della pittura americana questa volta che si fa notare, soprattutto uno dei grandi pittori americani dell'epoca, che è Edward Hopper. Ecco, qui la sensibilità pittorica di Hitchcock è evidente perché lui sorprende, in effetti una delle grandi trovate di Hopper è stata quella di proporre nella propria pittura, come si vede nel quadro di sinistra, diciamo una radiografia della vita moderna, sposando visuale attraverso la finestra, illuminazione notturna e sincopi visive. E tali sincopi visive ottenute mediante integrazione plastica degli spazi intermedi, che sono inquadrature, o appoggi e cornici di finestre, o soglie di porte, o pareti separatorie, lasciano allo spettatore il compito, e credo anche il piacere, di completare, di ricostruire una storia, operazione tanto più seducente e pericolosa, in quanto questi non saprà mai con precisione se quella
con cui si sta confrontando è realmente una storia, e parlo proprio della ricezione dei quadri di Hopper, o se piuttosto non sia avendo a che fare con un'assenza di storia. E questa volta il dialogo tra Hitchcock e il pittore è diretto e si colloca su diversi piani, e lo possiamo seguire anche con questo confronto che vi propongo. Il primo di questi piani testimonia della capacità reale e filtrata del regista di percepire il grande silenzio affettivo dominante negli spazi chiusi della grande città. Un altro piano lo mostra attento ai tagli spaziali, alle inquadrature casuali dell'opera nei luoghi comuni di ritrovo e che a loro volta stanno a significare solitudini condivise. Ma la ripresa sicuramente più interessante è quella in cui l'occhio cinematografico del regista interviene e sfrutta le scene di Hopper nel senso di un gioco molto curato tra simultaneità, appunto, delle finestre schermi e l'avvicinamento implicito nell'azione filmica. Qui risiede uno dei motivi per cui quello che chiamerei il modello Hopper sarà riproposto non solo nella storia o nella sottostoria di Miss Lonely Heart, che è sicuramente l'episodio più congeniale al mondo del pittore americano, ma sarà fondamentale anche e soprattutto nella sottostoria principale di Finestra sul cortile, quella dei coniugi Thorwald. Ed è questa storia che rappresenta, che rappresenterà l'oggetto della rivelazione, una storia che si concretizza nella resa narrativa degli spazi finestre, nella suspense a cui l'opacità delle pareti concorre tanto quanto la trasparenza delle finestre. Per finire, abbiamo qui senza dubbio a che fare con una delle più geniali trovate di Hitchcock, nella sequenza di massima tensione, quella in cui subito dopo che la fidanzata Lisa passa dall'altra parte del cortile e tutto sembra precipitare verso un finale catastrofico, la suspense viene ottenuta mediante lo sbalorditivo intreccio tra due storie, quella della faccia a faccia di Lisa con il presunto assassino, che succede dall'altra parte, dunque nell'appartamento dei Thorwald, due storie e la storia di Miss Lonely Heart, due storie che avvengono in simultanea, non su tre finestre, che è la massima suddivisione in scene offerta dalla pittura di Hopper, bensì su ben sei schermi narrativi sincronizzati. Al fine di comprendere correttamente la posta che questo rilanciare narrativo e ottico comporta, si deve prendere in considerazione il film nel suo insieme, certo, e in particolare una delle sequenze precedenti che mette l'accento sul rapporto ambiguo tra esibizionista voyeuristico e privacy. E si tratta nella scena in cui la bella Lisa, era questa qui, la bella Lisa si ingegna a trasformare il loft di Jeffrey, che è il sito otticamente protetto, in sito praticamente protetto, prima di esibire il proprio déshabillé di seta, penso che è qui, ecco. Ma ironia della sorte o crudeltà di Hitchcock, oppure forse più esattamente fatalità del plot, Jeff, distratto e divertito, non degna Lisa dello sguardo che l'avrebbe dovuto, desiderato o meritato. Invece di osservare la propria fidanzata, il suo bel déshabillé, egli preferisce stupidamente quanto irrimediabilmente guardare oltre, attraverso Lisa, cioè oltre le tapparelle. Quando finalmente si deciderà a guardarla, sarà nell'istante in cui sarà Lisa a prendere la decisione di passare oltre, ecco, cioè di uscire dal loft, di attraversare il cortile, scalare le soglie, le barriere, per introdursi alla fine dentro il mondo dei fantasmi visivi
prediletti dal fidanzato. E a questo punto è soltanto adesso che finalmente Jeff la guarda. E siamo così arrivati al nocciolo del film, che concerne il rapporto esistente tra la passione scopica di Jeff e il processo del palesamento. È un rapporto che il film riprende dal romanzo poliziesco delle origini e del quale Hitchcock assimilò la lezione in maniera esemplare. Assimilandola, egli stabilisce, mi sembra, un dialogo personalissimo con uno dei fondatori del genere, Conan Doyle, e con i suoi celebri personaggi, prima di tutto con Sherlock Holmes. La duplicità del regista, che è un ladro di immagini, ideatore di intrecci visivi, si sposa, nel caso della finestra sul cortile, con la pluralità delle funzioni assunte da Jeff, che è il protagonista del film, che al medesimo tempo è fotografo, voyeur e detective. In Jeff come in Holmes, il processo di avvistamento irrobustisce l'interpretazione dei segni visibili, sono con segrete operazioni logiche. La finestra, in quanto sito di segni, è uno dei motivi prediletti di Conan Doyle, si sa molto bene, come poi il suo primo illustratore, che è Sidney Paget, ben comprese. Queste sue illustrazioni del feuilleton pubblicato nel Strand Magazine ne fanno fede. Se Hitchcock vi si ispira, come io credo, i suoi riferimenti sono al medesimo tempo deferenti, ironici e trasgressivi. Prima di tutto vi formula un omaggio al suo predecessore mentre stabilisce un dialogo ricco di contenuto tra il mezzo che sia pure parzialmente l'ha ispirato, il feuilleton illustrato, la nuova arte a cui si è dedicato sia al cinema. Se la sostanza e l'attrattiva del feuilleton illustrato dovevano essere rintracciate nella sua impaginazione, la sostanza e l'attrattiva del film di Hitchcock ne è consapevole, e Hitchcock ne è consapevole, sta nel montaggio. Egli comprese, tuttavia, l'abile maniera di utilizzare da parte del tandem Doyle Paget l'impaginazione come fonte di suspense, il loro modo di integrare le incisioni al testo, che non è mai lineare, bensì sincopato. L'immagine non si immerge mai completamente nel testo, né lo potrebbe mai, ma taglia la pagina, la fraziona, la spezza. Fatto ancora più astuto, l'inserimento dell'illustrazione, sempre accompagnata da una didascalia che mette in evidenza una frase del testo, avviene quasi sempre per anticipazione. L'illustrazione non ripete né visualizza l'avvenimento, ma lo segnala, lo prevede. Nel ritorno di Sherlock Holmes, per esempio, uscito nel Strand Magazine dell'ottobre 1903, la scena della finestra, illustrata a una pagina, mentre il testo che ne dà conto si trova alla pagina seguente. Inoltre si tratta di una storia di doppi, è questa qua, una storia di doppi, dal momento che, come il testo svela, ma solo nella pagina seguente, la silhouette nella finestra, altro non è se non il simulacro di Holmes, il suo sosia. Per rendersene conto, il lettore deve girare la pagina, il che determina un bel effetto ritardato, una specie di ralenti libresco. Questo genere di sincope è ricorrente nelle impaginazioni degli intrecci visivi all'opera nel romanzo feuilleton. E tutto lascia credere che il grande piacere, sia pur quasi segreto, di Hitchcock non fu quello di fare costantemente l'occhiolino all'antica iconografia Sherlock Holmesiana, ma nella maniera in cui rielaborò cinematograficamente. Ebbene, tuttavia, la preoccupazione mai scevra, anch'essa di ironia, di svelare, ma solo en passant e fuggevolmente, le sue fonti.
nel momento in cui introduce nel proprio racconto il personaggio dell'amico di sempre di Jeff, come rappresenta nominato nel film, che si chiama Tom, lo vediamo qui in questo stile. Tom è di professione detective, ha un cognome avente funzione di grazioso patronimico, si chiama di cognome Doyle, Tom Doyle. Malgrado il fatto che il fotografo voyeur riesce a coinvolgere nella sua indagine questo amico, ma anche l'infermiera e la sua stessa fidanzata, ecco, il processo della rivelazione che porta alla scoperta del delitto di Lars Thorwald è un processo solitario che avviene per tappe, ma che ha un punto cruciale. Questo punto cruciale non può essere confuso con i momenti di massima suspense, poiché non implica pericolo, essendo puramente mentale e puramente ottico. Il carattere intellettuale del nodo della rivelazione è una delle cause probabili che l'hanno molto spesso fatto passare in secondo piano nella percezione di questo film, e che anche le analisi più avvedute del film l'hanno spesso sottovalutato. Si tratta della sequenza emblematica in cui Jeff trova la verità e risolve il caso. Dovrei mostrare questa sequenza, siamo quasi alla fine del film, vorrei mostrare adesso questa sequenza, sarebbe l'ultima. You think this is worth waiting all day to see? Is he cleaning house? He's washing down the bathroom walls. Must have splattered a lot. Well, why not? That's what we're all thinking. He killed her in there. He has to clean up those stains before he leaves. Oh, Stella, your choice of words. Nobody ever invented a polite word for a killing yet. Lisa, back there on that shelf. A little yellow box, you see it? Top one? Right on top, yeah. Bring me the viewer there. I've just got a... Well, these are about 2 weeks old. Hope I took something else beside Lagarde. Now, which one? What are you looking for? Mm-hmm. There's something, and if I'm right, I think I've solved a murder. Is this the one? No, the dog. Uh-huh. I think I know why Thorwald killed that dog. Here now you take it a look. Tell me what you see. Now take it down. Now look again. Now take it down. You see? It's just a picture of the backyard, that's all. One important change. Those flowers in Thorwald's pet flower bed. You mean where the dog was sniffing around? Where the dog was digging. Now look at those flowers. Look, right, those two yellow zinnias in this end aren't as tall as they were. Now, since when do flowers grow shorter in 2 weeks? There's something buried there. Mrs. Thorwald. You haven't spent much time around cemeteries, have you? Mr. Thorwald could scarcely put his wife's body in a plot of ground about 1 foot square. Less, of course, he put her in standing on end, and then he wouldn't need a knife and saw. No. My idea is she's scattered all over town, leg in the east, oh, river. Oh, stop, please. No. There's something in there, though. Those flowers have been taken out and put back in. Maybe it's a knife and saw. Yeah. Call Lieutenant Doyle. No, let's wait. Let's wait till it gets a little darker, and I'll go over there and dig them up. You'll go. You won't dig anything up and get your neck broken. No. I'm not going to call Doyle until I can produce Mrs. Thorwald's body. What we've got to do is find a way to get into that apartment. Oh, here. Give me a pencil. Stella, get this note paper. It's up here someplace. There it is.
Bene, ritorniamo al PowerPoint. Ecco, è una sequenza, avete visto, che sposa il motivo dell'osservazione concentrata con quello della deduzione e che si serve dei grandi topoi del racconto poliziesco, con la sola differenza che il gioco tra osservazione e rivelazione mette qui in scena ancora una volta dei dispositivi ottici a cui il film attribuisce qualità quasi prodigiose. A dir vero, quella scatoletta gialla, avete visto, a cui Jeff ricorre in extremis e che gli fornisce anche la chiave della verità, è un oggetto un po' assurdo per il quale non sarà facile trovare un posto nella logica stringente della storia. Da dove sbucano fuori quelle diapositive a testimoniare come era il giardino solo qualche settimana prima, come ha fatto Jeff, che era immobilizzato, lo sappiamo, da più di un mese a procurarsele? Tutte queste domande mettono a nudo il fatto che questo oggetto, quella scatoletta gialla con le diapositive, in realtà rientra a stento nella rigida logica della storia, o per essere ancora più precisi nella rigida logica del racconto cinematografico. Le diapositive servono a Jeff, o meglio dire a Hitchcock, per consentire un riscontro in grado di sposare tra loro il susseguirsi degli eventi e la loro simultaneità. Se Jeff o Hitchcock avessero semplicemente avuto bisogno di documentare lo stato del giardino prima e dopo il supposto delitto, sarebbe stata ampiamente sufficiente una sola fotografia, il che sarebbe stato anche più conforme alle abitudini di Jeff. Ma è della trasparenza della pellicola che Jeff, e credo anche Hitchcock, hanno bisogno per provare gli scarti minimi svelanti il delitto, che si manifesta nello spiraglio tra due immagini, quella della diapositiva e quella della finestra. E non credo di sbagliare se vedo in questa sequenza anche un tenero omaggio che il regista cinematografico rivolge al maestro dell'immagine fissa che lo ha maggiormente ispirato, e cioè a René Magritte. Ma se in René Magritte si fa fatica a stabilire dove inizi e dove finisca il quadro, visto che alla fine delle finali tutto è quadro, il punto centrale del film di Hitchcock ci ricorda che, guardando la finestra sul cortile, non si vede alla fine né delitto né la stessa finestra. Quello che si vede in effetti è un film. Mi fermo qui, grazie. Grazie tanto, grazie. Ci sono delle domande? Io sono pronto, se posso rispondere, o dei commenti. Sì. C'è una domanda lì, sì. Io sono arrivata in ritardo e ho perso colpevolmente la prima parte. Forse è una domanda sciocca la mia, ma ci sono delle prove, cioè non ho capito se Hitchcock era consapevole, quindi delle scelte fatte, e ci sono delle prove che alcune cose che ha detto... sono provate, cioè che è una scelta fatta apposta perché conosceva alcuni quadri, alcune cose.
Sì, grazie. E no, cerco di spiegare. Posso spiegare, dunque, la cultura di immagini di Hitchcock era una cultura ricchissima e raffinatissima, e questo si è visto, ho citato quella mostra del 2001, Coincidenze fatali, dove si è messo in luce forse per la prima volta il fatto che Hitchcock era proprio al corrente dell'arte europea, aveva collaborato poi con certi pittori surrealisti, non con Magritte direttamente, ma con Dalí, che ha fatto una volta per uno dei suoi film più celebri la scenografia, dunque lì c'è stato veramente un rapporto chiaro. Ma era collezionista, collezionava dei quadri e aveva questa attenzione alla tradizione pittorica europea. Qualche parola anche sulla sua cultura, non solo d'immagine, ma sulla cultura in genere. Hitchcock aveva frequentato nella sua gioventù in Inghilterra un collegio gesuitico, era cattolico poi. Aveva dunque un rapporto con i dispositivi ottici, con tutto l'immaginario proprio delle proiezioni e delle manipolazioni delle immagini, che veniva proprio da molto lontano. Questo in grande. Poi, se conosceva o no quel quadro che ho mostrato o quell'altro, questo non lo potrei dire, ma mi sembra molto probabile. C'è un'altra domanda, vedo. Grazie, salve, buonasera, io sono Baldassarre Delia, detto Baldo. La settimana scorsa c'è stato un ricordo di un regista romano, Alberto Grifi, che ha lavorato con Man Ray, è l'autore di La verifica incerta, che piacque ad alcuni surrealisti e che anche per questo lo invitarono nei loro studi, tra cui anche Man Ray. Una delle ultime opere lui tenta di riprodurre, si ispira alle immagini di Kiki o Kiki che lo stesso Man Ray aveva girato all'epoca. Mi piaceva citarlo perché appunto è un grande genio minore, anzi un grandissimo genio minimo del cinema romano e italiano. Grazie. Grazie a lei per il commento. Sì, grazie. Carlo Ossola, vorrei ringraziarti molto perché guardando finalmente per la quarta volta il film bloccato dai tuoi tagli, si vede una scelta alla quale non avevo pensato avesse contribuito Hitchcock, che è quella, pochi anni dopo, mi pare 5 anni dopo, di una parte del Nouveau Roman. Per esempio, Michel Butor, in Passage de Milan. Anche lì è la storia contemporanea di 3 o 4 appartamenti dove avvengono feste, festini, anche appunto delitti, e anche quello notturno. Purtroppo Vittorio è mancato lo scorso settembre, ma sarebbe stato utile chiedergli se questo film l'avesse influenzato. Poi naturalmente il ricordo che abbiamo tutti è che un ottimo direi lettore di fotografia nel cinema come Antonioni ha completato, per così dire, questo problema con Blow Up, solo che là non bastavano i telescopi, i teleobiettivi, ma c'è bisogno di ingrandire continuamente lo sviluppo di una fotografia. Volevo chiederti se se studiando appunto la ricezione di questo film hai avuto notizia che abbia incontrato il Nouveau Roman, perché è assai probabile che abbia avuto questo esito.
Sì, grazie della domanda. Sono due aspetti. Prima rispondo a una tua osservazione che mi è sembrata molto importante, dicevi guardando le immagini fisse, dunque i still. E qui vorrei dire qualcosa anche sul mio proprio lavoro, se mi permettete. Il fatto, preparando questa conferenza, anche nella mia indagine, nel momento in cui con l'ordinatore, riguardando questo film che conoscevo, mi sembrava quasi a memoria, catturavo le immagini, vedevo proprio questo film nel suo farsi, e lo capivo molto meglio. È un procedimento al rovescio, diciamo, perché il film noi siamo seduti, lo guardiamo e facciamo bene, ci lasciamo trasportare dalla storia. Quello che ho fatto e quello che mi ha dato anche molto, direi, è proprio questo approccio analitico, in cui le immagini si trasformavano proprio, diciamo, in quadri, fra le virgolette. Questo è un aspetto. Il secondo mi sembra interessante, non lo so, fino a che punto lui avesse saputo proprio qualcosa delle esperienze del Nouveau Roman. Forse sì, in ogni caso erano delle vie parallele, anche questo è un fenomeno interessante, come in vari campi nello stesso tempo, nel campo cinematografico, pittorico, anche nel campo letterario, c'è un atteggiamento, un interesse per un certo aspetto. Per il momento io lo vedo piuttosto così. Mi piacerebbe saperlo, forse cercherò un po' di vedere se arrivo a una conclusione. In ogni caso è un aspetto molto interessante. Sì, certo. Mi chiedevo se l'influenza di una figura chiave in ambito storico e artistico nel panorama americano, come la presenza di Harvey Panofsky, potesse avere in qualche modo influito attraverso il saggio della valenza simbolica del taglio prospettico, diciamo così. Perché sembrerebbe, appunto, ecco, anche qui una meditazione lunga su un saggio che insomma è stato seminale, quindi sì. Oggi naturalmente sì. Va visto con le correzioni, ma allora già la figura di Panofsky e soprattutto del saggio, appunto, dove appunto si sottolinea il valore simbolico della prospettiva. Sì. Grazie, lo vedo molto possibile. Il saggio di Panofsky sulla prospettiva come forma simbolica è un saggio di gioventù nel periodo tedesco di Panofsky, ma Panofsky nel 39, penso come tanti europei, emigra negli Stati Uniti, dove diventa una figura mitica, molto conosciuta poi anche nell'ambito artistico, dunque ha avuto degli influssi molto chiari sugli artisti dell'epoca, anche su Andy Warhol, su dei personaggi che uno non si potrebbe aspettare. E allora lo vedo molto possibile che le valenze simboliche della prospettiva avrebbero potuto interessare anche Hitchcock, lo vedo molto possibile. Non ho veramente il documento, ma si può anche trovare, ma lo vedo veramente possibile. C'è una domanda qui? Roberto Venuti, Università di Siena. Ho trovato molto interessante il suo approccio alla luce, per esempio, del saggio di Benjamin sull'opera d'arte e la riproducibilità tecnica, perché lei è riuscita a far dialogare l'immagine appunto pittorica, auratica, secondo Benjamin, con il testo di Hitchcock, con il film di Hitchcock. E mi sembra che appunto nel film di Hitchcock dispositivi sono i dispositivi tecnologici che poi vanno a scoprire l'inconscio ottico. È interessante, Benjamin parla proprio anche del... È interessante, quello che ho apprezzato nella sua conferenza è proprio questo, il fatto, il dialogo tra immagini appunto fisse, antiche,
e i dispositivi ottici della modernità. Hitchcock, da grande qual è riuscito un po' a farli dialogare in qualche... Sì. Era un'osservazione. Sì, grazie. In quello che riguarda l'inconscio e l'inconscio ottico, a parte dei rapporti diretti o indiretti con Benjamin, vedo molto possibile, l'ho accennato un poco nel mio intervento, un parallelismo con il pensiero di Lacan. È lì forse che è un film veramente molto lacaniano questo, proprio sul dispositivo e anche sul desiderio, sul visivo. Avete parlato troppo di inconscio, io non posso tacere naturalmente. No, mi sembrava una cosa che notavo, Victor, che tu spessissimo durante questa descrizione confrontavi l'opaco, dicevi la finestra opaca e la finestra è la parte visibile, no? Questo è il discorso ovviamente dell'analisi dal punto di vista della psicanalisi. Allora mi chiedevo, io non so se tu conosci, per portare un altro film bellissimo ancora, I misteri di un'anima di Pabst. È un film muto, sì, meraviglioso, degli anni 20, che era stato, la sceneggiatura era stata scritta da Sachs e da Abram, che erano due allievi di Freud. Freud era assolutamente, totalmente in disaccordo con questo fatto di dover scrivere un libro che rappresentasse la psicanalisi e l'inconscio, perché diceva che era irrappresentabile l'inconscio. Cosa che in parte è vera, però fatto sta che poi loro fecero questo film con Pabst, il film è meraviglioso ed è una delle descrizioni dell'inconscio più incredibili. Lì l'inconscio non c'è, e qui ti faccio una sottilissima polemica su Lacan, perché la parola non c'è, voglio dire, la parola non c'è, non c'è affatto, un film muto, ma ci sono tantissime immagini appunto. E sono eccezionali, perché a proposito di questo vedere e non vedere, di opaco e di illuminato, di, insomma, di possibilità di visualizzare qualcosa che in genere non è visibile come l'inconscio, in questo film di Pabst c'è narrata la storia di questo uomo che, insomma, va in analisi, comincia questa analisi, ci sono proprio le sedute, si vede l'analista dietro il lettino col paziente, eccetera. E si sono descritti tutti i sogni, per esempio, con delle immagini incredibili e con una capacità di far vedere come si costruisce un sogno attraverso le immagini. Ma la cosa che a me ha sempre colpito moltissimo e che credo sia proprio una, come dire, esplicitazione assoluta come mai ne ho trovate di cosa succede nell'analisi, cosa succede quando uno rende visibile un inconscio, è che isolando un certo fotogramma di una di queste situazioni in cui c'è l'analista dietro il lettino e il paziente sul lettino, se si isola un fotogramma e si segue una traiettoria degli sguardi, si vede che l'analista sta guardando un certo punto e il paziente un punto davanti a sé, tutte e due guardano un punto davanti a loro stessi. Ma se si fanno convergere, se si traccia una linea, si vede che stanno guardando un terzo punto in realtà, che non è né davanti allo sguardo dell'analista né davanti allo sguardo del paziente, ma quel terzo punto che si costruisce nella relazione analitica, che è l'unico punto in cui può emergere questa cosa non visibile che è l'inconscio. Perché non appartiene in realtà né al paziente né all'analista, sta in questa costruzione. Allora mi sembra, come tante altre volte ho notato, apprezzato e amato del tuo pensiero, è che tu metti sempre in relazione, e questo fa diventare visibile, per esempio per me, anche questo discorso dell'inconscio, queste antinomie, che non appartengono poi in realtà, diciamo, a nessuno dei piani, né a quello fisso né a quello fluido, ma appartengono a questa cosa, a questo oggetto che si costruisce e che, per esempio, poi vabbè, in questo film, insomma, tanti analisti ne hanno parlato, ci sarebbero tante interpretazioni, no? Perché poi si costruisce questa storia.
Però questa mi sembrava una cosa veramente sempre molto incredibile che tu riesci a fare. Sì, ma mi interessa molto questo problema del terzo punto e seguirò, e non conosco il film di Pabst, ma lo guarderò, te lo prometto. Sì. Grazie, intanto di questo bel invito a guardare analiticamente le cose. Cosa a cui siamo però abituati studiando cinema, facendo cinema. Io sono montatore cinematografico da 50 e passa anni e insegno da 40 al centro sperimentale. La cosa che ci appartiene è guardare il film non da fuori ma da dentro, nel senso dalla dinamica della composizione. E tutto quello che lei diceva è fondamentale, perché spessissimo invitiamo i giovani ad aprire lo sguardo e a guardare appunto in termini non necessariamente estetici ma in termini di senso. E dunque, ora, mentre si parlava della finestra sul cortile, dove peraltro mi riviene la voglia di ragionare, come sto facendo in questo periodo, sul ribaltamento del campo, ovvero il ribaltamento del vedere e dell'essere visti, e mi riviene in mente appunto la Smenina di Velázquez, che è un ribaltamento addirittura della prospettiva che si ribalta alle nostre spalle di osservatori, in quanto visti, in quanto osservati, eccetera. Ma comunque c'era anche un'altra cosa, che, parlando di Hitchcock appunto, che lui facesse riferimento consapevolmente ad alcune cose, ma o no, è una cosa però che può essere lasciata momentaneamente da parte quando si nota che Hitchcock ha una sensibilità notevolissima nel gestire gli elementi della significazione, anche quelli impliciti, assolutamente. Per esempio, in Psycho, me, guardando il film, mi è venuto da far notare agli studenti, quando Norman Bates sta scendendo dalla casa per raggiungere lei con una brocca di latte, eccetera, e cammina lungo il corridoio esterno, lei lascia la finestra ed è seguita da tre ombre, nel senso che potrebbe essere fotograficamente errato, sono tre fonti di luce sbagliate. Hitchcock le ha lasciate fino al momento in cui lei non esce dalla porta, lei sta andando via inconsapevole che ci sono tre ombre che la seguono. Quando si ribalta fuori, lui sta camminando verso di lei e la sua immagine invece è riflessa nei vetri dietro, dunque si raddoppia la personalità del personaggio di Bates. Allora, queste sono intuizioni, non le ha necessariamente costruite con i riferimenti, però sono intuizioni di altissimo livello, perché sono intuizioni che portano ad una consapevolezza non dichiarata, ma profondamente invece di grande suggestione. Sì, grazie tante, e ne approfitto per aggiungere qualcosa riguardante questo film. Non l'ho detto, ma si vedeva in effetti in questo film licenze riguardante il dispositivo, la rigidità del dispositivo finestra, se ne sono tante. Dunque è chiaro che l'inquadratura non è sempre fissa, che l'incrocio degli sguardi non è possibile veramente così, ma Hitchcock lo fa in tal modo che lo spettatore si lascia prendere e portare avanti. A uno sguardo analitico si vede molto bene anche la scena che l'ho fatta vedere brevemente, della uscita della signorina Cuore Solitario nella strada. Lì ci sono delle prospettive proprio che sono delle licenze ottiche e poetiche. Buonasera, sì, volevo tornare a un'affermazione della prima parte della sua lezione sulla questione della passività dell'oggetto, dello sguardo voyeuristico e di come si trasforma, di come viene messa in crisi nel dinamismo poi dell'immagine cinematografica. Volevo sollecitarla su questo perché mi sembrava molto interessante, perché poi nel cinema l'oggetto
dello sguardo voyeuristico, è vero, assume una dinamicità, un dinamismo, ma contemporaneamente mantiene, no, la passività della distanza. E volevo richiamare Lacan invece proprio su questo, un altro concetto lacaniano molto, molto interessante e molto utile, e cioè quello della funzione macchia. Lacan parla della funzione macchia, cioè di questo punto del quadro, lui parla della pittura, ma penso che possa valere molto bene anche per alcune immagini cinematografiche, questo punto del quadro che è come se uscisse dallo schermo o dal quadro attirando, no? Per descrivere questa particolare, non so, non saprei come definirla, le chiedo un aiuto in questo, cioè una sorta di attività, di passività attiva, anzi, no? Di passività che seduce, che affascina e che dunque è massimamente attiva pur essendo distante e ferma. Solo una sollecitazione su questo, grazie. Sì, grazie per il commento. Non era una domanda, era piuttosto un commento. Sì, grazie tanto. Sì, sì, sì. Non ci sono più interventi? Non rimane soltanto. Che ringraziare innanzitutto lei, professore, che per la prima volta, speriamo che sia solo la prima volta e che ce ne siano delle altre, poi ringraziare Carlo Ossola che è stato tramite perché lei questa sera è qui, e ringraziare tutti quanti quelli che hanno partecipato e hanno quasi dato origine a una controconferenza, perché sono intervenuti così in tanti, no, che mi pare che sia andata davvero bene. Grazie davvero a tutti. Ringrazio anch'io per l'assistenza. Grazie a tutti.